Stiamo definendo con maggiore dettaglio i danni che la Russia ha causato con questo disastro. In più di 40 insediamenti la vita è spezzata. Per centinaia di migliaia di persone in molte città e villaggi l'accesso all'acqua potabile è stato notevolmente ostacolato. La Russia deve essere ritenuta responsabile di questo crimine deliberato contro le persone, la natura e la vita stessa. 9 giugno 2023. Volodymyr Zelensky. Sigla. Ciao naviganti, bentornati. Aggiornamento su qual è la situazione in Ucraina dopo il crollo della diga di Nova Kakhovka. Nel precedente video vi ho parlato un po' della situazione a caldo. E vi ho detto che sarebbe stato molto complicato capire realmente e concretamente la dinamica dell'esplosione, del crollo della diga e quindi ricondurre in maniera precisa e mirata i responsabili, anche se molte indicazioni andavano verso la Russia. Oggi abbiamo tutta una serie di comportamenti dell'esercito russo che non danno adito a giustificazioni. E ci fanno capire molto bene come questo sia stato deliberato e volutamente perpetrato. Stiamo parlando sicuramente di quello che sarà ricordato come uno dei più grandi crimini di guerra della storia dell'umanità. Le risultanze sono terribili e sicuramente, ripeto, indicano una premeditazione. Proviamo a vedere i fatti come oggi stanno emergendo. Allora, poche ore dal crollo della diga, parte dei soldati russi sono riusciti a scappare. Ci sono tantissime immagini online che vedono questi soldati russi, anche con l'acqua molto alta, festeggiare e scappare felici. Attenzione, parte dell'esercito russo è stato abbandonato in balia delle acque. E invece ci sono filmati, ovviamente sono di origine ucraina, quindi comunque vanno presi in considerazione di quello che possono essere, quindi anche campagna comunicativa in periodo di guerra, in luoghi di guerra, però intanto ci sono dei soldati ucraini che aiutano soldati russi appollaiati sugli alberi o in balia delle acque. Non ci sono immagini del contrario. La popolazione civile sparsa nei villaggi a sud della diga fino a Kherson, che è probabilmente l'area abitata più importante che è stata travolta dalle acque della diga, ha cercato di scappare in tutti i modi. Appena si è sparsa la voce del crollo della diga, ovviamente si è preso quello che era possibile prendere e le persone si sono incamminate sulle strade per cercare di fuggire. Queste strade e queste persone sono state bombardate dall'artiglieria russa. Da ieri sul territorio stanno arrivando delle ONG o comunque degli aiuti umanitari. Bene, questi aiuti sono anch'essi bombardati dall'artiglieria russa. Trovate tantissimi video online, tantissime testimonianze che confermano come l'artiglieria russa stia bombardando dove possibile gli aiuti umanitari e la popolazione civile colpita dall'allagamento, non possiamo parlare di alluvione. Grazie alle foto satellitari, ai droni che stanno portando sul posto dove è possibile acqua potabile e viveri o materiale di prima necessità per chi è isolato e circondato dalle acque, dicevo, da queste immagini si cominciano a vedere dei segni che sembrano, dobbiamo usare ancora il condizionale, che sembrano delle strutture deliberatamente costruite per convogliare le acque nelle aree più densamente popolate o nelle aree industriali, quindi delle strutture create per causare il maggiore danno possibile alla popolazione civile e all'economia o a quello che resta dell'economia ucraina. Vi ricordo, come già messo, detto nel precedente video, che la diga prima di crollare è stata portata ben oltre la sua capacità, è stata portata al limite di sfioro, il lago è stato riempito. Tutte queste informazioni ci danno delle prove abbastanza concrete del fatto che questo crollo sia stato deliberatamente cercato e voluto, e che gli unici che erano nelle condizioni di causarlo quella notte erano i soldati russi che controllavano tutta l'area che è crollata. Questo immane disastro è stato definito un ecocidio.
Perché ecocidio? Beh, innanzitutto perché questo lago serviva a mantenere delle aree umide e rifornite di acqua potabile immense, aree naturali bellissime, agricoltura florida, aree urbane densamente popolate. Tutte queste aree non avranno l'acqua essenziale per andare avanti, indipendentemente da come andrà la guerra e probabilmente per oltre 10 anni. Le onde in alcuni punti hanno superato i 4 metri con il crollo della diga e hanno spazzato tutto quello che hanno trovato lungo il loro percorso, comprese aree industriali dove c'erano grandi depositi di carburante e di sostanze chimiche. Si parla di diverse tonnellate, forse decine di tonnellate di sostanze chimiche, sostanze inquinanti, che stanno finendo nel delta del Dniepr, un fiume, un delta naturalisticamente parlando molto importante, e stanno finendo nel Mar Nero, un mare chiuso che rischia di morire. Ora vorrei rivolgermi a te, persona di sinistra, tu che consideri Zelensky un cruento dittatore che ha causato un eccidio nel 2008, 2009, 2014, che ha provocato la Russia, Putin una vittima della NATO, la NATO un'associazione che promuove la guerra e provoca allargandosi la Russia e la Cina. Come puoi giustificare questi atti deliberatamente fatti per distruggere intere popolazioni e interi habitat? Come puoi pensare che un esercito possa essere giustificabile e Putin possa essere giustificabile quando dà l'ordine di bombardare gli aiuti umanitari e i civili che scappano da questo allagamento? Io non ci arrivo. Ho bisogno di un aiuto perché davvero non ci arrivo. Come possa un cervello umano giustificare così tanta crudeltà? Per me è impossibile. E quindi, boh, ti chiedo aiuto. Spiegami come fai a giustificare tutto ciò. Stiamo parlando di uno dei laghi artificiali più grandi d'Europa, 200.000, oltre 200.000 metri quadrati di superficie bagnata, e quasi 20 km cubi dalle stime che girano varie, è molto difficile arrivare a capire precisamente quanta acqua si sta svuotando sull'Ucraina, però si parla di circa 20 km cubi di acqua. Laghi che saranno prosciugati forse per sempre, interi territori prosciugati forse per sempre, territori importanti per l'economia, bellissimi e importanti per l'ecologia di quelle aree. Un livello di cinismo che secondo me non ha pari e forse può essere confrontato solo con il cinismo che colpì il popolo ebreo sotto la dittatura nazista. Non vedo altri paragoni nella storia a memoria. A te la parola, sono a tua disposizione nei commenti, verranno bannate tutte le offese, tutti gli insulti e tutti i commenti che non apportano alcun contributo senza giustificazione. Questo è il mio canale e non c'è pietà per chi riesce a giustificare questi atti. Mi fermo qui. Ciao e al prossimo video.